Abbiamo perso circa un 80%, forse anche qualcosa di più. Murano è l'isola del vetro, è famosa in tutto il mondo per la produzione di vetro. Ora solo vetro artistico, nei secoli precedenti anche vetro industriale. E a Murano la nostra tradizione è a rischio. Come tutti gli altri qui a Murano, da garzonetto, poi mio fratello che aveva 12 anni e mezzo più di me è diventato l'unico esecutore della Fucina degli Angeli per Picasso, Chagall, MacToby, Max Ernst, Fontana e io facevo da assistente. Questo è il mio studio. Ho la quinta elementare, non sono uno che. Vengono da me gli americani per parlare con me, devono parlare muranese. Quando vado in giro per il mondo a insegnare all'università, ci sono dottori, avvocati, tutti mi dicono: ma non parli neanche l'inglese, come fai a insegnare? Come mi vedono lavorare, dicono: parlano le mani. Noi abbiamo riaperto il 10 luglio, cioè no, il forno ha cominciato a funzionare il 10 luglio. Abbiamo aperto più per ottimismo e per disperazione, per ottimismo perché speriamo che il lavoro ricominci e per disperazione perché la pagnotta ce la guadagniamo qua. Però è difficilissimo, nel senso che noi non credo saremo in grado di pagare tasse, contributi e quant'altro perché ordini non ne abbiamo. La fetta più grossa del nostro mercato sono gli americani, che quest'anno non abbiamo. Come puoi vedere adesso è molto, molto calma, la situazione è molto tranquilla. Il 12 agosto solitamente si correva molto perché siamo nel clou della stagione, nel periodo di alta stagione. Avremmo perso circa un 80%, forse anche qualcosa di più. Diciamo 80, per non essere tragici. Molti hanno anche chiuso in questi tempi. Noi siamo fortunati, siamo ancora qui. L'angoscia più grande è chiudere e non avere la forza di riaprire. Io ho 56 anni, cioè dove vado, cosa mi invento, cosa mi danno la pensione in anticipo? Non credo. Però la delusione più grande è che a noi il nostro lavoro piace. Cioè noi ci alziamo alle 4 e mezza la mattina per essere qua alle 6 e mezza. È un sacrificio enorme, lavorare a queste temperature è una follia. Però noi il nostro lavoro lo amiamo e se non facciamo più i vetrai, cosa facciamo? È come un cantante che gli tagli le corde vocali, cosa fa poi? Perché per noi è anche la nostra passione.